Le Pantere hanno raggiunto il bellissimo obiettivo di 17 vittorie su 17 incontri disputati, andando ai playoff con 9 giornate d'anticipo. Sì, un obiettivo raggiunto con largo anticipo, grazie all'impegno di tutti i nostri giocatori, che non si sono mai tirati indietro, anche nel momento più difficile della stagione, quando ci sono stati diversi infortuni, e quindi siamo arrivati con la squadra veramente contata. E merito dell'allenatore Maurizio, che è riuscito a tenere sempre alto il ritmo e l'umore della squadra, e di tutti i ragazzi che si sono sempre impegnati in tutti gli allenamenti e soprattutto nella partita, che è la cosa più importante. Quando sarà il prossimo incontro? Il prossimo incontro lo giochiamo venerdì in casa alle 21:15 al Palazzetto dello Sport, contro la seconda in classifica, che è Abano Montegrotto, una formazione forte, costituita da giocatori di esperienza, e quindi sarà sicuramente un bel match. Giocato, speriamo, al meglio possibile da noi. E allenare una squadra come questa è risultato facile, perché i giovani hanno voglia di ascoltare, hanno voglia di apprendere, e gli anziani, come dicevo prima, sono poco presuntuosi anche loro, hanno poco la puzza sotto il naso, e quindi riusciamo a coniugare buoni lavori con attenzione, che è la base della nostra dei nostri allenamenti e del nostro lavoro, insomma. Com'è cambiata la squadra da quando lei è arrivato un anno fa? L'anno scorso avevamo un gruppo di giocatori che erano poco differenti dalla rosa di quest'anno, nel senso che quest'anno abbiamo cambiato solo un paio di giocatori. Quello che è cambiato è stata la mentalità, una mentalità che non portava solo alla mera partita, al vincere la mera partita, quanto a provare a fare qualcosa di più concreto, qualcosa di più lungimirante, qualcosa che portasse magari non nel breve periodo, ma magari col tempo, a risultati importanti. E quindi ho lavorato nella loro testa, ho lavorato nell'abitudine degli allenamenti, ho lavorato nella ripetizione ossessiva del gesto sportivo, e piano piano i risultati sono arrivati. L'anno scorso ci è mancato tanto così da vincere questo campionato, quest'anno con i debiti scongiuri l'inizio è stato buono. Ecco. Com'è stato tornare in campo dopo quasi un mese di stop? Beh, sicuramente è stata una grande emozione, stare fermo per un mese, voleva dire stare fermo 4 partite, e il campo si faceva, cioè la mancanza del campo si faceva sentire, e stare negli spalti è comunque emozionante, perché mi sono aggregato agli ultra e niente, mi sono messo a battere i tamburi con loro, a fare del casino come piace a me, e a supportare i ragazzi, cosa che è molto importante. E il rientro è stato positivo dal mio punto di vista, magari con la scusa che ho perso un po' la confidenza con il campo, ho esagerato in qualche azione, potevo giocare con più altruismo, questo lo ammetto, però la vittoria è arrivata, e quindi questo è stato importante, insomma. Avete già raggiunto un grandissimo risultato, come pensate di affrontare il resto della stagione? Beh, sicuramente proseguiremo partita per partita, si pensa sempre alla settimana successiva, non si fanno grandi previsioni per il futuro, è importante pensare a un match dopo l'altro e concentrarsi proprio sul match a seguire. E l'entusiasmo è molto, siamo molto uniti, siamo molto carichi, e presumo che continueremo su questa strada. Avete un gesto scaramantico, un rito che fate prima di ogni partita? Prima di ogni partita urliamo 1, 2, 3 duri, e questo è un po' il nostro motto, nel senso che quando entriamo in campo dal primo all'ultimo minuto dobbiamo dare il massimo ed essere più agonisti possibili, più carichi possibili, per poter imporre la nostra forza e sconfiggere gli avversari.